Buongiorno amici della Vacanza da Mondano, stiamo andando per Giorgio Pasquale, perché mi hanno detto che sta facendo un lavoro che si faceva una volta. Si nuda mondana si me, chi scoglio non no per ti marendo coro, noi portiamo a speranze che sta terra, che sta guardate che posto e vediamo Giorgio Pasquale sta facciamo tutte le stesse, no? Facciamo cose moderne, ma io avrei sapere che è una villa della mazza che è stata fatta un coso di legna, una mazza non si cuceva e poi si girava, quindi questo è stato cotto qua nel mezzo e poi si girava. Okay. E facciamo questa cosa che stanno quindi, prima lo usavo, si metteva dall'acqua. Prima lo usavo, metteva dall'acqua e poi si lavorava. E si sciugliava nel fasino. Ecco qua, anche il grano, quello là. Ma tu oggi stai sciogliendo due sacchi, perché sì, sono pochi. Sì, prendiamo due sacchi perché una cosa sono poco. Seconda cosa, ma anche per perdere tempo, perché non cose di kill, da quindi si ammazzava sana sana. Povera, roba, eccetera, eccetera. Allora facciamo così. Oh sì, ma ci sta ancora qualcuno che fa come si faceva una volta, cioè che scugnavano proprio buva pavilla? L'unica te ne sai, allora... Che pure voi mi hanno facito poco. Io mi sono poco e faccio, perché manca te che fa, manca te che fa. L'unica te ne sai che le fanno buva pavilla, cose là. Non so capire. E batte. Ma pure quelli che fanno la mazza, però cose le guardo che niente ha avuto. Non so capire. Ma poi allora pagate proprio che gli sta scugnato e allora poi mi fate come pulizia. Vado per la scugnata. Ecco. Facciamo una cosa moderna. E poi come scarto, sì, come pulizza? Per ruote lo sa che si è pulizia una volta. Ah, ok. Quindi invece mi ricordo una volta che ho sfruttato una coppa in ringhiera. Prima sciusciamo con un sacco e chiste, sciusciamo e noi facciamo con la seta. Fa sì. Ok. Però mi aveva una curiosità. Ti ricordi quando mi portava a quadro tuo nonno? Come mi portava? A cavallo. Con la burro, un olio, e tu stai a cavallo. Allora, ora voi sfizia, date che a casa... Ma vogliamo fare una suonata. Ma fanno una casa, la nonna lo suonava, tu e isso, tu suonavi una tamburra e isso suonava. E ogni tanto sbagliava e poi si cominciava lo capo. Quindi piglia la tamburra e portaci una casa, la nonna, a dove suonavamo. Andiamo. Vai, piglio la tamburra. Ma ti ricordi ancora come si suona? Oh, ma è... bello, è che l'antica, ma mo più o meno facciamo una suonata... Muovo tutto, ho suonato come hai sempre suonato. Ecco. Piglio tamburo, vai, sta pure la sicca, vai. Vai rindo, vai che la pia sta aiuta la sicca. No. Ma suoniamo rindo, vai. Mi ha vai. Vai, con tu so, non ti preoccupare. Oggi ci facciamo pure la cantina. Ciao, sì. Ciao. Permesso? Allora, parliamo un attimo la casa del nonno, sì. Qua è capo festa, sì. Noi mangiamo tutto quanto qua, okay. A tavola si può controllare, ok? O non a capo tavola, sì. Un bicchiere di vino, tu e io nonno, proprio qua, fate poco più a rete, voglio fare proprio così. Logo suonavo, e poi a nonno ci mettiamo qua, allora costruiamo lui e ballamo, ballamo per il muso suonavo. Okay. E la domanda era sempre la stessa, no, ma come si suona il tamburo? E qui ci facevo il muso suonavo, fammi vedere come si suona il tamburo.
Antico. Chi stiamo andando da voi e a suo altro nonno. Ma è un po' ridere. Però la cosa a me mi piace raccontare, che a un certo punto tu ti stancavi e sbagliavi il ritmo. E quando si aveva sbagliato tu, ti sbagliati un bicchiere di vino e si accominciava a locare. Ok. Quindi adesso dopo tanto tempo, secondo me sono forse 20 anni quando sono andato a sta casa, noi facciamo riscoprire la vecchia sonata di Tramonta. C'è stata di Eligio, oggi sono toccato a te, perché tu sei stato proprio la persona che ci ha fatto innamorare ad amore insieme a nonno, sì. Giusto? E quindi che ci ha portato con paucata. Sì. Tu continui a suonare, io faccio la nonna rossa per casa rinta, poi la scimmia mi ha portato a bere la cantina. La cantina dove però? Che era Michele, giusto? Sì, sì. Michele e la moglie si chiamava Preziosa. Preziosa. Di fronte a casa di casa... Preziosa, la stessa Carmine. Maniel. Maniel. Un sacrestano. E oggi guardate poco pure lo capaianca, giustamente. Continua, se no, io faccio la nonna adesso di casa. Allora non bevo. Vai, vai così, sono sempre. Master contro Master, che ci ha suonato lo tramontato. Grazie, mo ce ne andiamo da cantina. Andiamo a sapere la cantina. C'è il più moderno, capito? Ok. Prima del nonno. Questa è la cantina del nonno, che mo ormai è abbandonata perché... Ma è abbandonata, è una schifezza. È una schifezza. Però mo ci porta a prendere la cantina dove? Guarda, per la cantina io me è un po' più... È mantenuto, cioè è vissuto ancora come si faceva. Va bene, sì, ma questa è la cantina nonna che ormai è abbandonata, perché purtroppo non c'è niente. Non c'è più. Però noi possiamo vedere la cantina del nonno. Andiamoci. Vai, andiamoci nella cantina tua. Andate la cantina. No. Pronto, sì. Eccoci qua. Allora, questa è la cantina sua, a tua. Questa è la cantina di Michele, è preziosa. Michele e Preziosa erano due vicchiarini da sede calzoncino a te, vicino al nonno. Ok. Allora ti hanno lasciato questa cantina. Che sei andina due. Che ci tieni a candindo sì? Ci tengo a mai quota di numarola ieri, ci tengo le patate, il vino, forse passando il vino dentro. Ma che se le fa solo? Quando hai fatto? Il fagiolo l'ho fatto l'altra ieri. L'altra ieri, il suo palimento. Il suo palimento, e poi muovo in arinto. O si apri le patate? Come no? Che sono le patate. Poi voleva la cacetta, che sono piccolino, poi la cacetta più grande, me le cose. Ma muovimi poco, che non stiamo messi. Perché la figura in mezzo qua, sì. Perché? Sono buoni i patate, non ti preoccupare. Ecco. Ogni casa tiene una cantina, giusto? Sì. Questa è... Poi stai passando io vino. Usate la fogana? Usate la fogana, una parte no, perché voglio fare. Ci muovi, 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 frisca, almeno poco frisca. Ah, e fatta una trasformata pure il cantino. Guarda, ma rimani tutta, quando si imbriacavano, potevano essere sotto e cantavano a dispetto, che facevano? Quando si cantavano del terra? O non si imbriacava, poi cominciava a cantare canzoni di dispetto, una nata, sai, antica, diciamo, che risponeva la parte, che risponeva... Oh, qui là! Nel 1952! Aspettate, allora, Domenico Simeone, oggi siamo fortunati perché siete state qua in ferie. Siamo qua che... Al tramonto per fare le ferie. Perfetto, però voi andate a Corsano, io no? Sono andato a Corsano. Da quando andiamo venuti da parte coppa? Dal 1952. E un tamburo, sapete su no? Sì. È facile, ma vorrei. Vai! Aspetta,
Bravissimo! Ditemi una cosa! Bravo, ok, così, grazie, ti salutiamo. Faccio l'ultima suonata e saluto a tutti gli amici della Pranzo della Montana e tutti quelli che ci seguono. Ok. Amici della Pranzo della Montana, passando per casa mia, vedo mia mamma. Mamma, che stai facendo? Sto buttando i fagioli. Perché? Ah, quindi stai buttando perché per la paglia. Aspetta un attimo. Guardate quanta paglia col vento se n'è andata. Quanta volta hai buttato, mamma? 2, 3, 4. Fino a quando ne escono pulite. E vai, va. Vabbè, ciao mamma, saluta la Pranzo della Montana a tutti che ci seguono. Saluto a tutti. Allora, siamo a casa Lauro e vi porto in un forno dove si facevano le ceste. Ok, ma non solo, in questo forno, quando era la giornata di lunedì di San Vincenzo, quindi dopo Pasqua, mio nonno mi diceva che qua ospitavano... Così anche io ci vediamo al candidato. No, Luigi Amaranti. Luigi Amaranti, faceva gli sport. Però le ceste. Però poi non facevano l'onde che qua facevano l'onde i singoli. Perché i singoli venivano da pagani. Venivano da pagani. Non venivano qua, non venivano qua in questo luogo, proprio allo suo fulno. Da Pasqua. Il lunedì di Pasquetta, il lunedì di Albis. E qua costruivano il trombo. E a nonno ci diceva sempre, voglio guardare, non mi faccio, lui mi fa la cosa che si dice. Si nuda montana, si me, chi sto coglio non lo per prima, rendo coro, noi portiamo a speranze che sta terra una mala stai, San Francisco ci ha d'aiuta, che sta terra una mala stai, San Francisco ci ha d'aiuta. Sulla punta caro pa, sulla punta caro pe, sulla punta mai uda, sulla punta mai uda, che sta voce caro pa, che sta voce caro pe, che sta voce vittia niente, che altro niente porta fa.